Per l'adozione del piano d'ambito dei rifiuti, quali sono le novità? Ma la novità è che noi stiamo applicando in maniera seria un processo partecipativo da parte di tutti, quindi con l'approvazione, cioè con l'adozione del piano d'ambito di oggi, che lo invieremo nei prossimi giorni dopo aver fatto la delibera a tutti i sindaci, quindi ci aspettiamo una partecipazione degli emendamenti, delle indicazioni, probabilmente anche dei territori, in maniera da poterlo migliorare ulteriormente. È un passo avanti importante che abbiamo fatto, dimostra che diciamo, il lavoro è stato condotto in maniera seria, in maniera democratica. Oggi ci troviamo a decidere di scelte di alcuni siti, fortunatamente in abbondanza, quindi al contrario di quello che succedeva qualche mese fa, dove sembrava che ci fossero delle scelte obbligate, oggi non è più così. Quindi diciamo, il piano chiaramente non contiene solo la questione dove dovrà avvenire quel particolare tipo di impianto, ma al suo interno contiene anche, diciamo, quelle che sono le strategie che vengono messe in campo per la riduzione dei rifiuti, per l'implementazione della differenza, per i quantitativi che dovremo conferire, il discorso dell'economia circolare, quindi quanto più è possibile recuperare per non consumare energie diciamo sul territorio. È stato approvato all'unanimità, questo chiaramente non può che farvi piacere, ma questo Consiglio d'Ambito ha dimostrato in più occasioni che ragiona con la massima serenità possibile e nelle migliori, diciamo, nelle migliori indicazioni che possono venire nell'interesse dei cittadini della provincia di Avellino. Ecco, diciamo, tra gli interrogativi posti alla vigilia c'era il discorso appunto delle sedi, di come scegliere, quali erano le indicazioni più idonee e poi anche che tipo di gestione si vuole dare per appunto la gestione dei rifiuti a ciclo chiuso. Ma diciamo, come dicevo prima, la scelta del sito oggi abbiamo abbondanza e quindi questo ci mette in una condizione di poter fare la scelta migliore possibile nell'interesse dei territori. Per quanto riguarda la gestione, è chiaro che se questa deve essere pubblica, privata o mista, viene fuori da un ragionamento degli impianti e quindi in conseguenza anche dove vengono realizzati, i costi che hanno di gestione, i costi, diciamo, rispetto a quella che è la produzione del rifiuto, quindi la vicinanza sulla produzione, sono una serie di elementi che metteranno, diciamo, in discussione anche in assemblea su quella che è una volontà dei sindaci. È chiaro che sarebbe deleterio in questo momento dire siamo per il pubblico o siamo per il privato o siamo a prescindere, senza avere, diciamo, quel supporto che è fondamentale nella proiezione che teniamo da qui a 10 anni su come gestire i rifiuti. Ci sono tante condizioni che si determinano oggi sul territorio. Vediamo che il Pini Ambiente, la provincia, ha nominato un nuovo direttore generale, mi sembra stia nominando anche un amministratore unico. Beh, è chiaro che tutto questo doveva essere, ritengo, anche più condiviso con l'ente d'ambito, ma non soltanto, non sui nomi chiaramente, ma quanto sulle strategie. Noi siamo per raccogliere il miglior risultato possibile in questa provincia e penso che lo stiamo dimostrando. Quest'ente ha sempre lavorato con la massima serietà, in sordina, anche essendo stato accusato che era un ente vuoto, non lo è assolutamente. Infatti, se si legge oggi quella che è la relazione del direttore generale su tutto il lavoro che è stato fatto, si capisce quanto lavoro è stato portato avanti. E quindi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ci sarà anche questa decisione. C'è questa nota di Assambiente che critica un po' il piano d'ambito, parla soprattutto degli affidamenti in house e anche sui privati c'era qualche difficoltà. Ma io lo voglio cogliere come un fatto estremamente positivo. Diciamo che ci è arrivata la prima osservazione, il primo emendamento che sarà preso in debita considerazione. È importante, diciamo, questa nota che è stata inviata, forse è indirizzata molto sul tipo di gestione e poco sui contenuti del piano. Forse sarebbe stato più corretto insistere sui contenuti del piano, sul tipo di trattamento che vogliamo fare dei rifiuti, su come vogliamo abbattere il quantitativo di rifiuti, su come vogliamo salvaguardare meglio l'ambiente e poi sul tipo di gestione. Il tipo di gestione è un fatto molto, come dire, tecnico. Si decide nell'uno o nell'altro caso, ma il piano è quello e quindi o lo farà il pubblico o lo farà il privato o sarà fatto in forma mista, ma quello è il piano che bisogna portare avanti, non è che sarà un altro piano, perché se lo gestisce il pubblico
È un piano, se lo gestisce il privato, è un altro piano. Il piano è sempre quello, è sempre l'ente d'ambito che prenderà le decisioni nell'interesse dei territori. Ci aspettiamo, diciamo, una serie di emendamenti perché vogliamo che sia migliorato quanto più è possibile. Se non arriveranno emendamenti, ma non credo, significa che abbiamo fatto un piano perfetto. Non penso che siamo così perfetti. In ogni caso, il Piniambiente, quale sarà il suo ruolo, se ci sarà un ruolo per Piniambiente? E questo appunto dipende dalla gestione. Se ci sarà, diciamo, una gestione in house, il Piniambiente potrà avere un ruolo in un certo modo. Se sarà con il privato, significa che si garantiranno i livelli occupazionali e bisognerà vedere poi, insomma, cosa ne viene fuori. È chiaro che noi cerchiamo di salvaguardare quanto più è possibile, come dire, quelle che abbiamo sul territorio. C'è questa proposta della CISL che la vede poi impegnata nel doppio ruolo anche di sindaco. Vorrebbero fare un polo del riciclo all'interno della Nuovo Ligno. Loro si riferiscono ai rifiuti, che non siano quelli organici in questo caso. Ma diciamo che per quanto riguarda la questione della Nuovo Ligno è ancora una questione, diciamo, molto più complessa e non penso che si possa trovare una soluzione facendo il riciclo della plastica o del vetro. Già la Nuovo Ligno faceva il riciclo, quindi del legno, ed era sicuramente una cosa importante. Io spero che la questione della Nuovo Ligno possa trovare una soluzione diversa. Siamo stati domenica giù alla Nuovo Ligno, molti sindaci, quindi questo mi ha fatto molto piacere perché c'è stata una forte partecipazione soprattutto dei sindaci, quindi Fandoni capisce pure che c'è una ricaduta di quell'azienda importante per l'intera provincia, non per Montefridane. Oggi non è, diciamo, all'ordine del giorno questa discussione, anche perché molti di questi impianti già sono sul territorio e quindi la valuteremo, però non c'è nessuna decisione che possa essere presa in merito così dalla sera alla mattina.